Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con varie missioni dedicate ai nostri companion e all'avanzamento della storia. Ho anche tirato giù tutte le pire per il Castel Cracker. Il problema, dobbiamo incontrare il Mastro Sapiente e dirgli che è andato tutto bene. E tra l'altro guadagneremo anche dei soldi per questo. E già che sarò qui, probabilmente farò anche questa attività. E rieccoci a Castel Cracker. Eccoci arrivati. La signora è stata bravissima. Brava, brava. Vuoi fare a botte? Vuoi fare a botte? Stronza? Vuoi fare a botte? Ecco, brava. Eccoci qua, Gran Mastro. Ho completato tutte le missioni. Hail Bassonius! The strongest warriors of the Dustmoot now rally to our banners. The prophecy awaits. E vai! Great find. Quindi, progresso aumentato. Vediamo quanto prendiamo adesso. Se non dirò una cazzata, saranno all'incirca 3.000-4.000 dollari, come per gli altri che costavano poco. Il Dastria, il costume del polvo guerriero e i completi della banda dei guerrieri. Il T20, quello lo voglio assolutamente. E 30.000 dollari. Allora, calmi tutti. Mettiamoci il costume da polvo guerriero. Se ve lo chiedete è perché me lo chiede un obiettivo di metterlo, non per altro. Ecco, fatto. Abbigliamento del polvo guerriero fatto. Sconfiggi i polvo guerrieri e uccidi i nemici con una spada da polvo guerriero. Non so come si ottiene la spada per adesso, quindi ciuccia. Però aspetta, voglio vedere il D20. Oh, spero che sia sull'altare come lo era quello lì, quello là sopra, sul suo altarino. Allora, Eli, sei pronto? Guerrieri della larva, stiamo arrivando. Dove devo andare? Bassonius, the dust moon. I have discovered a way to defeat Quintus and Firebird. Huzzah! Shall finally win the crown and rub it in her ye old face. I have gathered our forces at the lookout. I shall be there forthwith. Arrivo subito col mio stallone metallico e rombante. Voi e le vostre minchiate da stronzi. Allora, ho un presentimento che, ti giuro, a questo giro spero si avveri, perché sarebbe una bella svolta e, non ti dico, anche abbastanza divertente. Mentre facevo le due missioni della pira, una pira appunto era quella di Gwen e mi fa che praticamente di unirci a loro, e poi quando ha scoperto che eravamo due ha detto: oh cazzo, dai, anche ancora qui sei, già al lavoro ti dovevo sopportare, ora devi rovinarmi pure il gioco. Poi il re del trono di polvere, che anche lui ci fa: ora che avete sconfitto i guerrieri potete unirvi a noi. E noi, fanculo. Io ho il brutto presentimento che il re della polvere non sarà tantissimo un problema. Gwen invece romperà la regola del non si utilizzano armi reali e porterà delle armi reali in campo e cercherà di farci fuori perché noi le stavamo sul cazzo. Sarebbe una bella svolta, noi che combattiamo con la pistolina di me. Dove è andato questo? Con la pistolina di merda, mentre lei con un fucile da cecchino dietro un angolo. Eccomi arrivato. Ho tagliato un po' la strada, però. Con anche il cappello. Ciao, perché c'è Nina? Gather round. I have questioned the law keeper and found the greatest weapon in all the realms. The bowel rod. La che di cosa? This is why you made me come here? I'm out. Wait, it's a car! Of a sort. You love cars! Hmm. Okay. This could be interesting. Huzzah! Vabbè. I have the perfect car. No, io non metto nulla. Yes. No, mi aspettavo perfect. Questo. No, se c'è un'altra missione, poi c'è anche Kevin, Dio mio. I would like the record to show the extent to which I humor my friends. Oh, Dio mio. Povera Nina. Forza, andiamo a prendere sta cacchio di macchina, va. Ai, lai. Lead the way, Elijah yeah. The wise. The call has been answered. Ok, è stato inutile perché speravo di fare un salto più lungo. United against the vile Gwendolyn Firebird. She shall tremble before our collective might. Voi siete scemi. But first, we must seek out the leader of House Tapeworm. She is the keeper of the Bowel Rod, and we must pay her toll. Oh my god. What did I sign up for? Where shall we find this keeper?
Well, I called for Tapeworm, but she wasn't there. She's at her house. And what price does she demand? Un panino. The trade. The duct tape we liberated from Fort Tapeworm in exchange for their most sacred weapon. A sacrifice indeed. Aye, but worth it. And what is this bowel rod exactly? Esatto. This is a great worm that dwells below the desert wastes. The cry of the bowel rod is so mighty. Ed è arrivata una tempesta di polvere. I thought you said it was a car. Non vedo nulla. For those who don't use their imagination, it is. Look, Mina, I thought it was fishy at first too, but give LARP a chance. I promise it's worth it. Fine. Se lo dite voi. Get this keeper's blessing. Wee-haw! Madonna mia. Pensavo che la macchia sarebbe morta. Quanto sta durando questa tempesta di sabbia? Non vedo nulla. Aiuto. Ed eccoci arrivati. Più o meno. Ecco fatto. Perché ho il presentimento che magari l'hanno uccisa sta tizia? Ah no, è ancora viva, dai. Ciao. Scusami. Greetings, keeper of the Balrog. I am Bosonius of House Sandy Kraken. A new house? Good luck with that. Phoenix and Duststorm have this year locked up. You got my duct tape? It's sono pieno. Great. The Balrog's out back. What's your name, dear? Ninifer Letfoot. What? Okay. The keeper of the bowel rod gives Ninifer of House Sandy. Vai, fai come vuoi. Blessing. Go forth and whatever. It's a quella bite. È la macchina. Eli, I'm trying to use my imagination, but what the hell? The deal was the duct tape for the worm. No one told you. Gwen wanted it out of the game, so she dismantled it. You could reassemble it by, I don't know, stealing the props back from House Phoenix. Oh, fantastico. Just do the ritual and you should be good to go. It's all in the rules book in the glove box. Here are the keys. Vabbè, grazie del regalo, sorella. Dammi le chiavi. Vabbè, entriamo nel furgoncino, ragazzi. Dai, Nina. Ninifer. Vabbè. House bello Phoenix. Il vostro gioco. We go to Fort Phoenix to claim what is ours. Here, here. Now, in typical Gwen fashion, Fort Phoenix is a sprawling, overbuilt compound with a lot of armed guards. Io invece dico andiamo lì a cazzo duro, right, e spariamole in faccia. Until nightfall. Come in downwind of them. Oh no, it's not complicated. You just drink a potion, cross your arms in front, and then boom, you're invisible. They won't just shoot me. Exactly. They can't. It's in the rules. What other rules do we need to know? Well, if you put your arms down, they'll see you. So that means if you use your weapon or do a melee attack, you lose invisibility. Then how do I stealth attack? You can stealth melee as long as no one else sees you. But if you spot it, then your cover's blown. So what happens if you die? Then you have to reroll a new character and go back to having zero XP. It sucks. Trust me. Perché ho il brutto presentimento che dovrò rifarlo tante volte, dio. We're here. I've only got the one invisibility potion, so you'll have to go in alone. Ah, drink up. Fantastico. Grazie, Eli. Porca puttana. Tu e le tue cazzate. Dobbiamo costruire un impero, dobbiamo essere giganti, bravi, eh? Poi, dai, aiutami a fare la polvocoltura, per favore. What the... Damn it. Dannazione. Sono invisibile, non potete farmi nulla. No, sono morto. Hot damn, it's working. Nuts in face. È stato molto divertente tutto ciò. E io continuo a girarmi furtivo in ogni caso. Per fortuna che non ho il tempo. Cioè non ho una roba tempistica. Ah, Dio mio. Tu e le tue minchiate, Eli. Ho strappato il cuore. No. Later, Gator. Io continuo a girarmi furtivo che non si sa mai. Va bene. Sono invisibile, non mi puoi vedere. Stronza. Ah, guarda che ce n'è una. Questa mi avrebbe sgamatissimo. Mi avrebbe sgamatissimo questa. E qua sicuramente c'è la roba che dobbiamo rubare.
Vieni qui. Pressure points of death. Sì, Kenshiro. Mi aspettavo almeno che adesse di sotto. Punti di pressione della morte, ha detto. Allora. Ce ne mancano due dopo di questo. Neccia. Ce ne manca un'altra che è dall'altro lato. Nuts in the face. Knocking him down. Va bene. Allora, dove si trova l'ultima? Eccoti qua. Ciao. Pressure points of death. Ed è così che morì. Recupera la parte della budellarva. E come diceva, era proprio qui dentro la cesta. E se fosse un mimic? Ta-da-da-da. Found the torso. Great. Meet me around back and we'll go find the rest of it. All right. Can we go in guns blazing now? Ah, di qua. I'm with Ninifer. Not my name. That's such a Ninifer thing to say. Verily. Let's slip the dogs of war. Duh. No one expects Bossonius. Allora, nessuno si aspetta Bossonius, questo è vero, ma iniziamo un attimo. I smite thee. Più stealth, veramente. Twunk. Twunk. Oh, Gesù. Tell the afterlife Bossonius sent you. My time okay. On this world has ended. No. Via tu. Via. Dalle balle, specialista. Dai. Twunk. Twunk. Da, schivato. Ecco fatto. Qualcuno ha detto a Nina che non si usano le armi vere, però. Che se no quella spara qualcuno, ci eliminano dal gioco. Ta-ra-da-da. Found the butt. All right, you found foam shotguns too. I fucili, è vero. Tra l'altro, durante le missioncine me le avevano date. Brava Nina, vieni. Brava Ninuzza. E ora modifica la macchina. Start putting this thing back together. You two. What? Thy manner of speaking is strange to mine ears. I, Ninifer Leftfoot, shall conjure the bowel rod in our time of need. I'm so happy I could cry. You two, go get the last part. Guarda come è felice lui. Mamma mia. Ti odio, Eli. When we'll have the head somewhere safe. We shall search her key. La Madonna, cos'è stato? Ecco fatto. They know we are here. Aspetta. Ma cos'è sto suono incredibilmente terribile? Why am I seeing you on my fort security cameras? I thought I told you to leave my game alone. Your game. And here I figured it was everyone's game. Fuck you. You're doing this just to piss me off. I doth protest thy accusation. Good day. Ehi, vieni qui. Come here, scoundrel. Sparagli però, Eli. Mamma mia. Motherfucker, did you hang up on me? I said, good day. No, you listen to me. Motherfucker. I am on my way over there and I'm gonna kick your ass for real. Am I getting pulled over? I hope you're using hands free. Bye bye. Son of a... Figlio di puttana. Posso fare la foto? Perfetto. Good eye. Io continuo a usare un po' la balestra che è l'unica arma difficile... Twunk. Da usare, che fa comunque abbastanza danno, però. Ma porca. Ecco fatto. Dicevo, è l'unica arma che ci manca per completare un obiettivo. Che sinceramente non ho idea di come fare, perché c'è scritto: uccidi uno specialista con la balestra. E qual è lo specialista? Cioè, io più che sparare a tutto ciò che vedo, non so cos'altro fare. Sincero, non lo so, boh. Ecco fatto. You motherfucker. I have been out. Perché lo specialista io non ho idea di quale sia.
Io pensavo che fossero quelli super difesi, soliti con lo scudo grossi che comunque hanno almeno due barre di vita. E invece non è così. Dai Lai però. Però non è così, perché ne abbiamo appena atterrato uno e siamo ancora qui. Già. The Balrog's head must be somewhere here. Dio mio, quanto vi odio. Vieni qua. Vieni che ti spacco la faccia. Triangolalo però. That one had to hurt. To die in a fight. What the? Non vedo. Ok, non è un nemico, era Eli. Dio mio, Dio. Vi odio tantissimo voi questa minchiata. Oh, e vai, fucilati a pompa tutti quanti. Aspetta, ecco qua. Io non so, come ho già detto, chi di questi è lo specialista o meno. Dai, Lai, però anche tu non mi puoi passare davanti. Abbiamo trovato? E vai. Tutto a posto. Forces are closing in. We'll need to wingsuit it down to you. Arriviamo. Get that to Nineveh. But what about you? Vado subito. You have no wingsuit. I shall draw the phoenix away to buy you more time. The bow rod is more important than me. Spero che tu muoia là sopra, stronzo. Dagli la roba. The final piece. Use it. Hurry. Why? Where's Eli? He stayed behind that I might. Tanto torna. Torna di sicuro. But first, I shall conjure this film. È entrata nella parte lei. Dai, vediamo l'ultima grande modifica. Holy. Oh cazzo, holy cos'è? Shit. Dai. Ma non si vede niente. Bring her to life. The instructions say we need a salt circle, so I use the bag of road salt from the trunk. Va bene. You guys dead yet? The Balrog is nearly restored. Holy shit! You actually did it? Maybe. If our two houses work together, we actually stand a chance. Really? Join sides? Yeah, why not? When you besiege Fort Thunderpuff, look to the horizon. Tapeworm will be there. I smite thee! Va bene, certo, ora che... Ora che siamo stati grandiosi, possiamo unire le nostre forze, certo. Come no? Eklazi Futa, Sis Shodu e Sisht Wichu! Michu Re Wichu! That's verse one of how many? Damn it, we've got incoming! Certo, dobbiamo farlo ad ondate, sta stronzata, va bene. Bang! Tell the afterlife boss Sony has sent you! Oh, calmo. Ehi, Tunk. Ma perché non riesco a colpirti? Mannaia. Ecco fatto. Where was ecco I? Fatto. Oh, yeah. Yup, Wichu Che. Dongarera. Dongarera. Rhoda sees Nachi. Who wrote this shit? Sì. Here they come again. Aspetta che arrivo. I don't need firearms for you. Vieni qui. Se non hai bisogno di un'arma da fuoco, allora ti strappo il cuore. Cretino. Dove. Cosa fa la telecamera? Dio mio. Sai cos'è che c'è di strano in questo gioco? Non sei mai quasi a corto di proiettili. Che per carità potrebbe essere anche la mia abilità che mi aumenta la quantità di proiettili che trovo, eh. Shit, the bastards are back. I was just finding my rhythm. Death.
Ecco, fatto. Release from pain. Bye bye, Bertie. Eccoci qua. Dai. Get ready for a beat. Vieni qui, ti strappo il cuoricino. I am slain. Madonna mia, vi odio. Perché puntare a un gioco importante con una trama che si riferisce tutta a un'unica cosa, ovvero la conquista di un impero criminale, e invece fare la stronzata da scemi con le pistole Nerf, eh? Dai, Nina. Let's go get Elijah. I hope he hasn't had to reroll his character. Dai. Nina. Dai. Elijah. Sei deficiente. Now live. I live. Oh. I escaped from the fort, but Phoenix has me pinned down in a little shack. Hold fast. The bowel rods are coming. Arrivo subito. Sandy Kraken shall reroll today. Che poi? Scusami un secondo. Noi l'altra volta abbiamo combattuto contro il verme gigante, perché adesso abbiamo la sua larva? Do you know how much that ticket was? Sinceramente, e non me ne frega niente. What? How did you? Sandy Kraken shall see you on the battlefield. E soprattutto preferisco, ecco, investirli. Puttana, raga. Allora, vieni qui. Oh, mamma mia. Ecco fatto. Oh, le armi convenzionali magari non saranno incluse nel gioco. Però questo mi pare comunque un filo eccessivo. Stiamo comunque investendo dei cristiani. Ecco fatto, me ne manca credo uno. Dove sei? Ecco fatto, mamma mia. Thanks to Ninifer and thee. Hey, di nulla. You made it this far on your own. That's badass. True. And thou hast made one tricked out ride. No doubt. Now let's rev this bad girl up and go take the crown. E vai. Abbiamo una nuova entrata nella nostra stronzata. Guerrieri della larva. Allora, io non vedo l'ora che riusciamo. Il fucile del polvo guerrieri, nuovi motivi per le armi, nuovi motivi per i veicoli. Ok. E il butellarva. Comunque, dicevo, io non vedo l'ora adesso di sbloccare la prossima abilità, il prossimo vantaggio più che altro, perché questo qua, sbloccare le due mani, mamma mia, ed è una viola. Il punto, quale togliamo? Prendere più munizioni o togliere l'esperienza extra? Bella domanda. Io toglierei le munizioni e lascerei l'esperienza per adesso, fino a che riusciamo a portarcela avanti. Fino a che ci serve, più che altro. Le due armi non penso che le togliamo. Invece, come abilità, abbiamo sbloccato. Fai una piroetta e spara proiettili in ogni direzione. E beh, perché avevo provato questa qui. Tira fuori il potente revolver e premi R2. Ma non è andato. Probabilmente. E tra l'altro siamo già a livello massimo. Siamo già a livello 20, ragazzi. Probabilmente, dicevo, questa qua funziona se tu hai un revolver in tasca. Cosa fa sto tizio davanti? Ci guarda malissimo. Stessa cosa questa qui del cecchino. Probabilmente devi avere il cecchino in tasca perché funzioni. Quindi prendiamoci i soldi. $198,000. Beh, che dire. Certo che se ne fanno di soldi qua, eh. Ce ne mancano all'incirca altri 150 e possiamo fare un'altra attività nella città. Dobbiamo fare $400,000 due volte. Uno ha appena investito un tizio ed è scivolato, poveraccio. Quindi signori, vi ringrazio a tutti. Aspetta un secondo. Ecco fatto. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.